Mister, il comunale sta diventando un fattore, no? Quarta vittoria interna consecutiva con una buona prestazione, insomma, conferma l'Arezzo e il trend ormai dell'ultimo mese e mezzo. Sì, l'Arezzo in crescita, abbiamo fatto una gran partita oggi contro, secondo me, una delle squadre migliori viste qui al CIA di Arezzo. E lasciamo perdere la classifica perché Gozzano, come avevo detto, è una squadra che gioca bene al calcio. Noi abbiamo interpretato la partita nel miglior modo possibile, il primo tempo abbiamo spinto tantissimo, l'unico rammarico è non aver chiuso la partita perché poi rischi di compromettere la prestazione e il risultato. Invece i ragazzi oggi sono stati veramente bravi perché hanno saputo spingere il primo tempo, andare a mille, soffrire alla fine per ottenere quei tre punti per noi importantissimi, quindi complimenti a loro e alla grande partita che hanno fatto. Ecco, dove però deve ancora migliorare l'Arezzo? Oggi ci è mancato di chiudere la partita, perché anche il secondo tempo che siamo andati in sofferenza siamo ripartiti 4-5 volte e forse abbiamo sempre sbagliato la scelta, l'ultimo passaggio, lì dobbiamo migliorare, però oggi se non disputavi una gran gara non ne venivi a capo, quindi complimenti ai ragazzi perché stanno facendo un cammino molto importante nell'ultimo periodo. Ci ha pensato che è la terza partita in tutta la stagione in cui l'Arezzo chiude vincendo senza prendere gol. Questo è importante, questo è un sinonimo di crescita, non abbiamo preso gol, è la cosa più importante, ma soprattutto sono contento per la prestazione offerta, per la vittoria, e sono contento che il Città di Arezzo sta diventando un fortino, questa è una cosa molto importante. Alcuni cambi sono stati dettati anche da problemi fisici? Sì, Pepe magari caso mi ha chiesto il cambio che aveva crampi, e Gori veniva una settimana un po' turbolenta, e Bello lo stesso, quindi è stato giusto così, anche perché il primo tempo ha speso veramente tanto, ti ho detto l'unico rammarico è non aver fatto gol subito, però ho la fortuna di avere cambi importanti e va bene così.